questo, questa volta il fattore temporale è determinante, cioè in quanto tempo fai le cose che si dovrebbero fare. Seconda questione, questione industriale. Vogliamo mantenere, vogliamo continuare a essere un paese industriale, un paese che ha visto una deindustrializzazione del 25%, i dati Svimez fanno paura, ma i dati dell'Unione Europea fanno paura riferiti all'Italia. Quindi patrimonio vendibile, fondi strutturali, costi standard per evitare sprechi. Vorrei usare una frase di Gandhi che ricordava: chi spreca ruba gli altri. Noi dobbiamo cominciare a ricordarci in questo paese che chi spreca ruba, non è uno, come dire, che fa un danno ad altri. Quindi bisogna entrare in quest'ordine di idee. Su queste cose, diciamo, la partita si gioca su qualche centinaia di miliardi e non su pochi miliardi come per la legge di stabilità. Ora chiudiamo un capitolo senza entrare nella polemica che non serve a nessuno. La legge di stabilità è servita per mantenere il rapporto deficit-PIL, punto. Occorre un'agenda per la crescita, occorre confrontarsi su queste cose, perché questo permetterebbe anche di uscire dall'ansietà. Perché se io so che ho davanti 2-3 anni, che sono di sacrifici ma anche di visione, allora quella questione per cui non si chiede credito o non si consuma, impatta in positivo. Guardi, chiudo con una cosa, tutto ciò.